Ciao Wilders, oggi parliamo di questo zaino di Camelbag, lo Snow Blast 22, ma prima di cominciare con questa recensione mettete un bel like, iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i prossimi video. Lo Snow Blast è lo zaino creato da Camelbag per le uscite invernali e sulla neve, che siano sia piccoli hiking, ma anche uscite con gli sci e con lo snowboard. Stiamo parlando, come vedete, di uno zaino davvero molto compatto. Il litraggio è di 22 litri, pesa 750 grammi, quindi molto leggero. Il tessuto è bello resistente e grazie alla finitura Snow Shield, devo dire che ha una finitura siliconica, impedisce che la neve si attacchi allo zaino e quindi bagni il tessuto e quindi bagni gli oggetti che trasportiamo all'interno. Cominciamo come sempre a parlare dello schienale. Lo schienale è sufficientemente imbottito per la capacità di carico dello zaino. Essendo uno zaino da 22 litri, non possiamo trasportare chissà che, diciamo 6-7 kg massimo è la sua capacità di carico, ma purtroppo risulta poco traspirante, ok, che è dedicato alle attività invernali, però avrei preferito magari qualche canale di areazione in più. Come potete vedere, lo schienale ha dei canali, però sono davvero molto molto minimi e praticamente risultano del tutto inutili. Avrei preferito insomma una reazione maggiore. La particolarità di questo schienale è questa tasca isolata che nasconde al suo interno una sacca idrica da 2 litri inclusa nello zaino. Si tratta della nuova sacca Crux di Camelback che, grazie poi al nuovo ciucciotto, permette di erogare più acqua per ogni sorso rispetto alla concorrenza. E è dotato anche poi di una comoda leva on-off a prova di perdite per andare e chiudere l'erogazione. Si tratta di una sacca in silicone davvero molto ben realizzata, con un'apertura a vite davvero bella ampia, che permette da una parte di riempire con facilità la sacca stessa, dall'altra permette una migliore pulizia nel momento in cui torniamo a casa. Inoltre è dotata anche di una baionetta sul fondo che permette di separare la sacca dal tubo, davvero sempre molto comodo. La seconda grossa novità che troviamo su questo Snow Blast 22 si trova sullo spallaccio destro. Infatti troviamo questa seconda tasca, anche lei isolata, che permette di nascondere il tubo della Camelback e il relativo ciucciotto, in modo tale da evitare che l'acqua si congeli con le basse temperature, perché al suo interno appunto c'è un'imbottitura che permette appunto una maggiore isolazione. Non sono molti gli zaini dedicati alle attività invernali che adottano questa caratteristica ed è una chicca che davvero mi è piaciuta molto. Vorrei che tutti gli zaini per utilizzo invernale l'adottassero. Gli spallacci comunque sono comodi, ampi e ben imbottiti, con la classica chiusura pettorale. Anche se comunque qui così non è presente il fischietto, ovviamente è regolabile con il classico binario per alzare e abbassare la chiusura, ed è presente poi anche una fascia lombare utile per andare a stabilizzare lo zaino sulla nostra schiena, ad esempio quando andiamo a trasportare gli sci o lo snowboard, oppure durante le fasi di discesa. Fascia lombare che volendo può essere rimossa molto facilmente attraverso questo velcro. Gli sci possono essere trasportati lateralmente e assicurati attraverso le cinghie di compressione laterali, cinghie che possono essere ovviamente aperte e possono essere anche richiuse sul davanti, ad esempio per andare ad assicurare ovviamente uno snowboard. Però purtroppo non sono abbastanza lunghe per poter assicurare delle ciaspole. Peccato, avrei preferito magari una lunghezza maggiore, appunto per rendere lo zaino un pochettino più versatile. L'accesso al vano dello zaino avviene attraverso il sistema TriZip, un sistema di apertura un pochettino particolare. Infatti il cappuccio si apre con una doppia cerniera, questa qua un pochettino più piccolina per poter accedere rapidamente a una borraccia, a un termos, che può essere posizionato in una tasca interna appositamente, diciamo, creata. Termos che in inverno è sempre con me, con al suo interno un pochettino di tè caldo da bere durante l'uscita. In questo caso vi consiglio assolutamente questo Eddy Plus, sempre di Camelback, un termos ovviamente in acciaio a doppia parete da 600 ml, molto comodo perché non dobbiamo svitare, aprire ogni volta che dobbiamo bere, ma basta semplicemente zac, alzare il ciucciotto
e bere e richiudere. Il gioco è fatto. Camelback mi ha inviato da testare anche questo Forge Flow. Anche lui tiene benissimo il caldo, anche lui ovviamente in acciaio doppia parete, ma devo dirvi un pochettino più indicato per l'utilizzo casa ufficio rispetto all'ambito outdoor, perché ha questo sistema, diciamo push, diciamo noi schiacciamo la linguetta qua così di dietro e si apre, chiamiamola questa saracinesca, dove possiamo andare a bere. Ovviamente possiamo poi anche bloccarlo con l'apposito tastino per versare in continuo il contenuto. Tornando poi all'apertura dello zaino, troviamo, come detto, una seconda zip che permette appunto di accedere al vano principale dall'alto. La terza zip del sistema appunto 3-zip è questa cerniera verticale, che permette di aprire completamente lo zaino e accedere comodamente a tutto il contenuto. Questo è un sistema davvero molto comodo durante il periodo invernale, perché non dobbiamo andare a ravanare alla ricerca delle cose, magari dover tirare fuori le cose e appoggiarle sulla neve. Così apriamo lo zaino a mo' di valigia e abbiamo tutto a disposizione. Sul cappuccio poi esternamente troviamo una tasca, devo dirvi, bella ampia, ad esempio per andare a riporre la maschera, e troviamo anche una taschina in rete al suo interno per riporre magari il portafoglio, le chiavi perché c'è l'apposito laccino di sicurezza, insomma degli oggetti piccolini. Internamente poi troviamo un'altra tasca, anche questa non estremamente capiente, per andare a riporre magari qualche barretta, qualche cosa, la cartina, insomma di tasche su questo cappuccio non ne mancano. Troviamo poi un'altra zip che corre lateralmente lungo tutto il perimetro dello zaino, che permette di andare ad espandere la capacità dello zaino stesso fino alla sua capienza massima, appunto di 22 litri. Frontalmente non troviamo altro se non queste due asoline per andare magari ad agganciare attrezzatura esterna. Purtroppo non troviamo né portapicche né portabastoncini. Peccato, almeno una sarebbe stata davvero molto comoda. Infine parliamo del prezzo, che diciamo di listino viene sui 130 euro, ma online ormai lo troviamo a circa 100 euro. Non male, considerando che solo la sacca idrica in dotazione da 2 litri, davvero di ottima qualità, e anche l'ulteriore isolamento in neoprene del tubo, si trova online comunque a circa 40 euro. Insomma, uno zaino semplice, che nel complesso mi è piaciuto e che si differenzia dalla concorrenza proprio per lo spallaccio con l'isolazione per far passare il tubo. Ovvio, ha qualche difetto, come l'assenza del portabastoncini o portapicche e l'assenza al suo interno magari di una o due isoline dove poter magari andare ad affrancare in sicurezza il kit pala e sonda. Detto questo, vi ricordo di dare un occhio al mio canale Telegram, trovate il link qui sotto in descrizione, dove giornalmente pubblico le migliori offerte che trovo in ambito outdoor. Se poi avete domande su questo zaino, avete bisogno di qualche consiglio, come sempre i commenti sono a vostra disposizione, e come sempre noi ci vediamo alla prossima, sempre qui su Wild Therapy. Ciao!